Ma buongiorno, buongiorno. Che abbiamo qui? Come ti chiami? Roberto. Roberto, fantastico. Senti, ma tu, beh, qualche libro lo leggi, immagino. Sì. Sì. E sai cos'è un tascabile? È una cosa che si mette in tasca. Ma è un libro tascabile? È un libro più comodo di quelli che sono prima. Esatto. È un'invenzione di un signore che si chiamava Aldo Manuzio. E questo signore, che è vissuto tra la fine del 400 e l'inizio del 500, ha inventato il libro come lo conosciamo noi oggi. Allora, i libri precedenti, i libri vecchi, erano grandi, tanto grandi che bisognava leggerli appoggiati a un leggio, spesso si leggevano in piedi, nemmeno seduti come usiamo noi oggi, a voce alta, perché magari si leggevano per gli altri. E poi non avevano, sai, tutte quelle caratteristiche che conosciamo noi oggi di un libro. Cioè non c'era il titolo, per esempio, non c'era il nome dell'autore. Ecco, questo signore, che era uno un po' così, un po' un genio, sì, ha inventato tutte queste cose. Una domanda, ma questo signore, come gli è venuto di fare il libro così più comodo? Si era scocciato di avere questi grandi e allora gli è venuto in mente così? Beh, guarda, probabilmente ci sei andato vicino. Forse più che si era scocciato lui, aveva avuto l'idea che si scocciassero i lettori. Ed era un'idea giusta, perché un libro piccolo è molto più comodo di un libro grande, quindi te lo puoi portare in giro. Infatti lui non li chiamava esattamente tascabili, li chiamava portatili, che insomma il concetto è uguale. Ma il concetto è che fosse trasportabile, cioè tu te lo pigliavi, te lo mettevi in saccoccia. Allora c'erano le tasche, ma c'erano soprattutto le saccocce, te lo portavi in giro, lo leggevi quando volevi. I libri grandi sono scomodi, no? Sì. Anche oggi, cioè, devi tenerlo fuori, adesso nello zainetto ti metti meglio un libro piccolo. Ecco, è esattamente lo stesso concetto. Buongiorno. Buongiorno. Ma se io ti dico due parole, libro e innovazione, cosa ti viene in mente? Beh, sicuramente mi vengono in mente la nuova forma di libro, cioè il libro digitale, quello che si può leggere tramite un tablet o un telefono, insomma. Quindi qualcosa che è ancora più facile da poter avere rispetto magari ad un libro che si compra in libreria. Ecco, sì, perché secondo me hai proprio azzeccato. Noi oggi siamo di fronte a una rivoluzione del libro, che ovviamente non sappiamo come andrà a finire. Il libro elettronico, che successo avrà, anzi abbiamo anche visto che ha meno successo di quel che si pensasse qualche anno fa. Beh, all'inizio del 500 c'è stata esattamente una rivoluzione analoga, cioè una rivoluzione del libro. È nato il libro piccolo, il libro tascabile, portatile, come si chiamava. E Aldo Manuzio, questo signore che l'ha inventato, non aveva la più pallida idea di cosa sarebbe successo. Cioè, figuriamoci, è morto nel 1515 Aldo Manuzio. Possiamo immaginare che lui pensasse che dopo 500 anni noi ancora avremmo utilizzato quel formato che lui aveva diffuso? Beh, certamente no. E questo secondo me è la portata, cioè sono innovazioni che poi non si sa dove andranno. Noi non abbiamo idea come sarà il libro, non solo tra 500 anni, ma neanche tra 50 anni. Beh, certo, sicuramente si evolverà, perché già al giorno d'oggi il mondo è in continuo cambiamento, quindi sicuramente anche il mondo dei libri cambierà ancora di più, insomma. Certo, sai cosa poi che è anche interessante? Che ci sono delle spinte conservatrici, chiamiamole così, no? Oggi ci sono persone della mia età, non della tua, che dicono no, ma io preferisco il libro di carta perché a me piace l'odore, eccetera, eccetera. Quando si è passati dal manoscritto al libro a stampa, beh, c'erano tantissime persone che erano contrarie, che dicevano che era molto meglio la scrittura, che il libro a stampa corrompeva il sapere. Addirittura c'era un monaco, pensa, che ha scritto un'operina contro la stampa, chiamandola meretrice, perché la stampa svilisce la cultura. Quindi, alla fine, anche in questo caso, non c'è niente di nuovo. Buongiorno. Buongiorno. Beh, insomma, l'argomento sono i tascabili. Immagino che le tue letture da ragazzino saranno state piene di tascabili. Devo dire che non è andata proprio così, perché a casa di mio nonno
non era un po' il custode di una casa di un vescovo e c'era una libreria invece con dei meravigliosi libri antichi rilegati in marocchino e che sono stati per tutta la mia adolescenza un po' una specie di feticcio. Quindi quando... Cioè erano esattamente quel tipo di libri per cui è stato inventato il tascabile per contrastarli. Scusa, e qual era questo primo tascabile? Era un Virgilio, perché Aldo aveva l'idea di stampare i classici latini in formato tascabile, perché avevano grande diffusione. Cioè aveva avuto questa idea di stampare dei libri che potessero avere un buon risultato di vendite, perché oltre che essere un intellettuale era anche un attento imprenditore. E poi dopo stamperà Petrarca, contribuendo a dare un'enorme diffusione a Petrarca. Petrarca era già famosissimo. E infatti poi nel Cinquecento Petrarca diventa un bestseller. Quindi lui in realtà aveva avuto una sorta di funzione di critico, capire quali erano i testi che potevano incontrare un grande successo popolare. Questo. Sì, è esattamente così. Aveva avuto questa intuizione sul fatto che la lettura doveva essere diffusa. Diciamo che è sempre poco corretto fare confronti tra personaggi attuali e personaggi del passato. Però in questo caso è davvero possibile paragonare Aldo Manuzio a Steve Jobs. Steve Jobs non ha inventato un oggetto, ha inventato un bisogno. Prima che Steve Jobs inventasse lo smartphone, non sapevamo nemmeno che esistesse, per cui nessuno ne aveva bisogno. Manuzio ha fatto lo stesso con il libro. Prima che lui, diciamo, inventasse, per capirsi, inventasse il tascabile, nessuno ne aveva bisogno, perché non esisteva, nessuno lo conosceva. Dopo di lui è diventato invece un bisogno, come noi oggi abbiamo bisogno dello smartphone. E in questo senso ha completamente cambiato il modo di leggere, il modo di concepire il libro e ha introdotto la lettura per piacere, perché l'effetto collaterale della diffusione del tascabile è stato che non si è più letto soltanto per istruirsi o per mestiere, no? Un giurista leggeva per mestiere, un medico. Si è cominciato a leggere per il piacere di leggere e questa è la grande, l'enorme novità rivoluzionaria di Aldo Manuzio, cioè pensare al libro come uno strumento di piacere, come uno strumento per passare il tempo. Altro effetto collaterale che a noi magari così ci è familiare, ma allora no, che nasce la lettura silenziosa, perché i libri grandi venivano letti a voce alta per gli altri. I tascabili invece si leggevano in solitudine e in silenzio e quindi si è cominciato a leggere come leggiamo noi oggi.